E bella a tutti ragazzuoli, oggi è una giornata super 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 duper interessante e piena di cose da fare. Quindi quando la giornata è piena, Lollo vlogga. Così, incredibile. Attenzione signori, l'ha fatta, l'ha detto. Niente, noi ci vediamo dopo e bella raga, bella raga. Che mi faccio un buon caffè perché sto morendo di sonno, te lo giuro. Ragazzi, ricordatevi sempre che il caffè è importante. Il caffè è importante. Detta proprio così, ultimo intero. E dai. Questo video c'è su YouTube, te lo dico io, eh. No, sì. Oh raga, comunque la situazione qua è questa. Ci siamo usciti così. Sono passate un po' di ore dall'ultimo clip e perché ho fatto 200 cose e niente, adesso andiamo a casa e vi do due consigli sulla potenza delle parole, perché sono una bomba. E senza contare che non si sa dove abbiamo la macchina, ma noi andiamo a zonzo in giro per il mondo. E via. Prima o poi la troveremo. Sì, prima o poi sì. E comunque ragazzi, la cosa che vi consiglio al volo adesso è di incontrare persone. Ma perché? No, la cosa che davvero vi consiglio è di incontrare persone che vi riescono a trasmettere un determinato concetto o parere, una passione. Questo è quel consiglio che mi sento di dare. E dopo poi vi spiego bene il perché. Allora ragazzuoli, siamo giunti qui al termine di questa giornata, che è stata una giornata veramente devastante e incredibilmente ricca di conoscenza e di parole con un signore che oggi tra l'altro ho incontrato proprio qui nella mia tra virgolette città Moretta. E in pratica questo signore mi ha iniziato a raccontare un sacco di cose, un sacco di tipi di scatti, no? Perché avevo la macchina in mano, perché stavo facendo un po' di scatti per un progetto che sto facendo. E in pratica questo signore mi fa: che macchina è? E da lì poi è scattato tutto il discorso. È scattato il discorso del fare foto alla galassia, foto in notturna, foto con telescopi, con telescopi. Mi ha spiegato praticamente come impostare la macchina, cioè in pratica mi ha fatto una lezione di fotografia all'interno, così sotto un portico, e da lì mi ha aperto un mondo. Infatti ho passato praticamente un due terzi di giornata a guardarmi video sul foto della tossella astrologia, perché l'ha raccontato con questi occhi che gli brillavano. Cioè aveva 69 anni e aveva questi occhi che gli brillavano da paura, e aveva questa passione per questa fotografia, per questo tipo di fotografia. Premetto, avrei voluto scattarlo per ricordare questo momento, ma non l'ho fatto, anche per rispetto suo, perché è stato un signore, tra l'altro Francesco, ovviamente un Francesco può essere chiunque, quindi il nome lo possiamo dire. È stato molto illuminante per me, è stato davvero illuminante, è stata un'esperienza nuova, no? In pratica mi ha raccontato che serve il telescopio, un telescopio che abbia l'inseguimento, perché in pratica mi ha spiegato tutto il movimento della Terra, e bisogno di un qualcosa che segua il soggetto. In pratica lui mi ha detto che aveva pure scattato la galassia di Andromeda. Infatti quando mi ha detto questo, per chi davvero mi conosce sa che amo le stelle, amo tutto l'universo in generale, e sa che amo questa forma e forza della natura che ci circonda durante le nostre nottate. È stata un'esperienza unica, e con questo ho imparato una cosa, ho imparato che ci vuole che le parole hanno una potenza, hanno un messaggio potente di comunicazione, di forza e di tutto quello che concerne la parola. Hanno quella forza incredibile
di saperti invogliare e trasmettere. Quindi le parole, dovete utilizzare parole giuste per voi, parole giuste, parole da gente che comunque ne lo vuole, cioè lo ama questo mondo della fotografia, ama scattare foto ogni giorno, ama fare scatti H24, e dovete scambiare parole, scambiarle, no? Prendi, inizia a parlare di un argomento, anche che magari non è il vostro argomento di fotografia, magari non è il vostro stile fotografico, ma intanto voi date quell'idea di vero, no? Di giusto, e quindi chiaramente si scatenano un sacco di cose incredibili. Ragazzi, io il video lo concludo qui. Se non ti sei ancora iscritto, che cosa stai aspettando? Tocca di qua per iscriverti, oppure tocca di là, di qua, per vedere il mio ultimo video. E ragazzi, buoni scatti e soprattutto vivetevela sta cosa, perché è una bomba.